Ad un mese dalla sofferta chiusura, il cinema Eden di Arezzo riapre le sue sale. Venerdì 13 maggio alle 18 sarà proiettato il film Diario di un maniaco per bene, firmato da Michele Picchi ed interpretato da Giorgio Pasotti. L'appuntamento in sala chiuderà la Tre giorni dell'Arezzo Passioni Festival, la Kermesse, organizzata dal coordinamento aretino del PD, e giunta quest'anno alla seconda edizione. Una Tre giorni tra arte, politica, informazione e musica. Venerdì 11 giugno alle 20. Alle 21:15 Piazza San Francesco farà da scenario la lezione pubblica sull'arte di Vittorio Sgarbi. La sera successiva sarà la volta della musica all'Arena Eden, in chiusura venerdì il ritorno nello storico cinema retino per la proiezione della pellicola di Picchi, appena uscita nelle sale nazionali. Il regista, che ha una casa a Gargonza nel Savinese, sarà presente all'evento insieme al produttore Luca Biglione. Non sarà per lui la prima volta all'Eden, almeno come spettatore. Nella sala retina ha avuto la possibilità in passato di assistere a numerose proiezioni. È un peccato che il luogo simbolo del cinema cittadino sia chiuso, ha commentato Picchi. Sono onorato di poter proiettare il mio film e mi auguro di portar fortuna all'Eden. Un augurio che arriva in contemporanea con le voci sempre più insistenti circa il trasferimento entro l'anno del cinema cittadino all'interno del teatro Pietro Aretino, grazie al sostegno della Fraternita dei laici e di altri partner locali. Ottimismo è stato espresso dal primo rettore Liletta Fornasari a margine della conferenza stampa di presentazione del calendario di eventi per il 751 anniversario della Fraternita. Il Passioni Festival si concluderà lo stesso venerdì 13 giugno alle 21.15, sempre all'Arena Eden, con la serata dal titolo Berlinguer Ti vogliamo bene, che sarà condotta dal giornalista del Corriere della Sera Tommaso Labate e vedrà come ospiti il Presidente della Regione Enrico Rossi, il Senatore Miguel Gotor e Mario Rodriguez, amministratore unico della MR Associati Comunicazione e già ospite della prima edizione della Kermes.